trasmissione. Segmento 2. Acquisizione simultaneità. Sono passati 93 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Ciao mondo. Il linguaggio è la chiave per la comprensione reciproca. L'unica fra me e te. Abbiamo studiato il tuo tempo e imparato. Oggi useremo le parole dell'era della post-verità. Per lui non hanno senso. Il linguaggio umano trasmette conoscenza e spirito, bugie e promesse infrante. È col linguaggio che condividi paura, speranza, gioia. La sintassi che segui dà forma a tutto il tuo mondo. Un complesso di regole condivise per comprendere ciò che accade, che veicola astrazione, cambiamento e incertezza. Il linguaggio umano si modifica. Può anche divenire matematica, risolvere e predire, misurare e decifrare. Può contare oggetti con i numeri interi prima e risolvere equazioni quadratiche con unità immaginarie subito dopo. Hai programmato macchine pensanti per il dialogo, compilando un nuovo vocabolario nel tentativo di comprendere meglio la realtà. Ma la tua conoscenza del codice è approssimativa. È normale. L'uomo è stato concepito per avere limiti, dopo tutto. E parlare di ciò che non si riuscirebbe a concepire è inutile. Il codice, le equazioni della vita, iscritte nel profondo del cuore di ogni stella, di ogni granello di polvere. Ogni secondo che passa è una parola, un simbolo. Tutto è parte di un linguaggio semplice, eppure complesso, contenuto nel tempo. L'unica regola che condividiamo tutti. Immutabile, ineffabile. Il codice è un ponte, il punto di contatto tra la tua civiltà e la mia. Un linguaggio che può essere letto, che racconta ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà. Un linguaggio che noi che venimmo prima riusciamo a leggere, al contrario di te. Il tempo non sono solo le ore del giorno, i dati di un orologio atomico, qualcosa che si perde, qualcosa che si esaurisce. Il tempo ha le sue regole, esattamente come il linguaggio che usi per dialogare con le tue potenti macchine. Il tempo è un sistema che definisce quel che sarà. Ed è così che lo comprendiamo. Il codice è tempo. Il tempo è codice. Mentre scalfisci la superficie per scoprire la verità, chiediti se c'è qualcosa di più. Qualcos'altro. Non c'è da essere confusi. Hai già visto com'è stato scritto il tempo. Anche in questo istante il tempo ti circonda. Alla tua mente inesperta, il tempo può sembrare fatto di snodi e percorsi. Per noi è come una lavagna piena di calcoli. Una finestra su cui si stende una mappa per l'infinito. Il tempo, visto? Mentre lo descrivo nella sua reale forma, la tua mente non riesce a coglierne il senso. Se potessi capire, scopriresti ogni altra simulazione. Conosceresti le origini di ciò che siete diventati e coglieresti lo spazio e la sua mutevolezza. Insomma, il tempo è il linguaggio dell'esistenza stessa. Di ogni esistenza. La tua, la mia e tutte quelle che neanche immagini.